La disperazione di genitori che hanno appena perso un figlio di 23 anni. Mattia Battistetti, schiacciato da un bancale di ferri per impalcatura, precipitato da diverse decine di metri mentre veniva sollevato da questa gru. Immagini dell'ennesimo incidente sul lavoro accaduto questa mattina intorno alle 8:30 in via Magellano, a sud degli orti urbani di Montebelluna. Teatro della tragedia questo cantiere dell'impresa Bergamin, che per alcune fasi della costruzione si avvale di ditte specializzate, come per l'innalzamento dell'impalcatura e l'altedil di Trevignano, dove era assunto il giovane Mattia. Oggi, come da qualche giorno, il 23enne era al lavoro tra i due condomini in costruzione e stava passando da un manufatto all'altro con un collega. Poi, ma questo è il vaglio dei rilievi dello Spisal, questo cavo d'acciaio si sarebbe strappato. Ho sentito un tonfo e subito pensavo che fosse caduto magari un'armatura, un pannello. Era un colpo forte e dopo si è sentito arrivare i pompieri, l'ambulanza. Allora ho previsto che c'era qualcosa di più serio. 15 quintali di ferro tra centine, ponti e rinforzi sono precipitati addosso al giovane Mattia, che in quel momento si sarebbe trovato proprio sotto al bancale in sollevamento, sfiorando invece il collega uscito illeso dall'incidente. Nulla da fare per i soccorsi arrivati dal vicino ospedale, il 23enne sarebbe morto sul colpo. Subito sono stati avvertiti la mamma Monica, che fa l'insegnante, il papà Giuseppe, che lavora in ospedale. Entrambi successivamente sono stati portati al pronto soccorso per lo stato di grave prostrazione dopo aver visto quanto era accaduto al loro figlio. Disperazione anche dalla sorella Anna, che più tardi ha voluto vedere di persona dove era morto suo fratello. Solo nella tarda mattinata la salma di Mattia Battistetti è stata recuperata dall'ammasso di ferro e lamiere, mentre i rilievi dello Spisal sono proseguiti fino al pomeriggio per stabilire le esatte cause della tragedia.